Proviamo a scorrere insieme le principali caratteristiche del quadro clinico, perché la confusione c'è, ma non è l'unico elemento. La confusione c'è, quindi alterazioni dello stato di coscienza in termini di orientamento sia nel tempo che nello spazio. Dicevamo come da DSM alterazioni a carico dell'attenzione, sia nella capacità di focalizzare che di mantenere o di spostare l'attenzione stessa, alterazioni del pensiero astratto o alterazioni della comprensione, quindi con un certo grado in qualche modo di incoerenza, disturbi del linguaggio, già accennato in precedenza, possibili alterazioni della sensopercezione, quindi con quadri di allucinazioni o di illusioni, più spesso a carico della sfera visiva, ancora dei disturbi del ritmo sonno-veglia e poi, come dicevamo, un'alterazione a livello del piano psicomotorio, tant'è che lo stesso DSM che nelle specifiche distingue i quadri legati all'iperattività rispetto a quelli legati all'ipoattività. Ancora per quanto riguarda il quadro clinico, specie nelle fasi iniziali in alcuni casi è dominato da una forte disforia, da sintomi psicotici, parlavamo prima dei deliri e delle allucinazioni, che possono essere accompagnati da disturbi della sfera emotiva, quindi quadri di paura, di rabbia, di irritabilità, di ansia, di apparente depressione, demoralizzazione forte. Diciamo che l'umore dei pazienti, per rimanere nell'ambito della sfera affettiva, l'umore dei pazienti è quello delle persone che perdono i propri punti di riferimento, non solo in termini di orientamento spazio-temporale, ma anche, come dicevamo, in termini di pensiero, un pensiero logico, coerente, in termini di ricordi, perché, come dicevamo, può essere compromessa anche la memoria. Quindi sono pazienti il cui vissuto, il cui umore risente necessariamente di questa sensazione, cioè di perdita dei propri punti di riferimento, e poi anche della presenza di percezioni estremamente inquietanti. Capite bene che da un punto di vista della sfera affettiva sono quadri dominati dall'angoscia, dallo spavento, spesso caratterizzati da facile irritabilità. Più raramente il paziente si può presentare apatico, oppure al contrario molto molto eccitato. Diciamo che a questi stati d'animo, al fluttuare di questi stati d'animo, possono corrispondere atteggiamenti e comportamenti talora inadeguati e anche pericolosi. Pensate per esempio alle fughe in stato confusionale, pensate a degli agiti aggressivi, specialmente eteroaggressivi. E pensate a quei quadri descritti anche dal DSM come dominati da un'incessante iperattività. Per quanto riguarda invece il decorso, dicevamo che il termine fluttuante ritorna, perché ben si presta per descrivere questi quadri clinici. Quindi la sintomatologia ha un andamento fluttuante all'interno della stessa giornata, con un peggioramento, come dicevamo, più spiccato verso il polo serale, verso la sera, verso la notte. Sono quadri clinici che in termini di decorso possono decorrere favorevolmente a restituzio ad integrum, quindi in breve tempo, anche nel giro davvero di poco, di poche ore o di qualche giorno, purché, come dicevamo all'inizio, il fattore eziologico sia riconosciuto tempestivamente, quindi ritorniamo sull'importanza di una corretta diagnosi differenziale, e sia quindi non solo riconosciuto ma anche trattato in tempi brevi per quello che è. Viene descritta anche una durata maggiore rispetto a quella che vi ho appena detto, anche fino a 6 mesi. Questo però sono quasi quadri meno frequenti, che si riscontrano invece più frequentemente nel caso di malattie croniche, come possono essere per esempio le epatiti croniche, possono essere per esempio dei quadri di endocardite batterica subacuta, possono essere dei quadri di carcinomi. In alcuni casi, ma non è la maggior parte, ci può anche essere un'evoluzione verso lo stato stuporoso, verso il coma, con un esito fatale. Tenete presente che diciamo, le percentuali di mortalità in relazione ovviamente alla gravità della condizione medica sottostante possono oscillare tra il 10 e il 60% circa. si possono accompagnare, diciamo, a un rischio superiore a 3 volte rispetto a pazienti che non presentano delirium, a un declino funzionale importante e a un maggior rischio, come dicevamo, di ospedalizzazione. Quindi l'importanza della diagnosi differenziale, l'importanza di esami di laboratorio che possono sembrare assolutamente banali. Ne parlavo prima con un collega e riflettevamo sull'importanza di un esame assolutamente banale a cui tendiamo magari a non pensare, come può essere lo stick glicemico. Ricordate la slide che vi ho proposto prima, in cui l'ipoglicemia può essere una delle cause sottostanti il delirium particolarmente frequente. E quindi andare a correggere banalmente con un bicchiere di acqua e zucchero un quadro di ipoglicemia può portare a una risoluzione di questo quadro di confusione, per cui da psichiatri o molto più frequentemente da non psichiatri siete stati chiamati ad intervenire. Da un punto di vista sempre dei marker diagnostici, al di là degli esami di laboratorio, che ovviamente si differenziano a seconda dell'eziologia della causa sottostante, è stato, diciamo, proposto anche l'elettroencefalogramma, con il riscontro da parte di alcuni studiosi di un rallentamento dell'attività di fondo, con la comparsa inizialmente di onde teta e successivamente di onde delta bilaterali e di sincrone. Tenete presente che tuttavia questo non si è rivelato essere, diciamo, un marker sufficientemente sensibile per essere utilizzato ai fini diagnostici. Diciamo che sì, per la diagnosi differenziale bisogna anche pensare ai disturbi psichiatrici, seppur diciamo, ne rappresentano la causa in una percentuale di casi decisamente minoritaria. E a quali tra questi? I disturbi psicotici rientrano pienamente in diagnosi differenziale, ma anche i disturbi dell'umore, sia quelli depressivi sia quelli bipolari, per esempio, che si accompagnano entrambi a sintomi psicotici. Il disturbo da stress acuto può presentare dei quadri clinici sovrapponibili a quello che abbiamo descritto. La stessa simulazione e il disturbo fittizio rientrano in diagnosi differenziale, come peraltro anche altri disturbi neurocognitivi. Ora, sia sempre in termini di diagnosi differenziale, sicuramente la demenza rientra tra questi disturbi, e quindi un ulteriore, diciamo, quadro clinico con cui bisogna fare diagnosi differenziale è proprio la demenza. Vi ho riportato, diciamo, una serie di caratteristiche divise per esordio, per durata, per causa, per evoluzione, e di elementi che dovrebbero in qualche modo aiutare il clinico in questa difficile diagnosi differenziale. Proviamo a scorrerli insieme. Allora, per quanto riguarda l'esordio, nel delirium, come abbiamo visto, l'esordio è generalmente un esordio improvviso. Nella demenza invece l'esordio più facilmente un esordio lento, un esordio graduale. La durata stessa del delirium, abbiamo detto che riconosciuta la causa, può durare poco, da poche ore, anche poche settimane, cioè pochi giorni, poche settimane. La demenza invece è un quadro che dura decisamente più a lungo, un quadro che può essere permanente. A livello per quanto riguarda la causa, non vi sto a ripetere diciamo, tutti i quadri clinici, o la maggior parte dei quadri clinici che possono entrare che possono sottostare a un quadro di delirium. Per quanto riguarda la demenza, di base c'è generalmente un disturbo cerebrale cronico, come può essere una demenza su base vascolare, oppure una demenza sulla base di una malattia di Alzheimer. L'evoluzione stessa differenzia i due quadri, un'evoluzione generalmente reversibile per quanto riguarda il delirium, lentamente progressiva per quanto riguarda la demenza, l'andamento notturno, in cui il peggioramento nella fase serale e nella notte nel delirium è una costante. Per la demenza non sempre è così, può esserci, ma non è sicuramente una caratteristica diagnostica. Nel delirium l'attenzione è compromessa. Ricordate i criteri del DSM, è il primo ad essere citato. Nei quadri di demenza l'attenzione non viene compromessa fino a che lo stadio non si fa particolarmente grave. Per quanto riguarda il livello di coscienza è variabilmente compromesso per quanto riguarda il delirium, e al pari dell'attenzione invece nella demenza non è compromesso fino ai quadri più gravi. L'orientamento spazio-temporale può essere generalmente alterato nel caso del delirium, nella demenza è una costante. E ancora l'utilizzo del linguaggio. Nel delirium è un linguaggio rallentato, un linguaggio incoerente, un linguaggio spesso inappropriato. Nella demenza non è esattamente così, cioè talvolta si può avere un paziente che mostra una difficoltà, per esempio, nel trovare la parola giusta, però questo non significa una compromissione del linguaggio come nel quadro clinico del delirium. Nella demenza la memoria è generalmente compromessa, soprattutto a quella a breve termine. Nel delirium la compromissione è variabile. E ultimo elemento è legato all'effetto della terapia, cioè nel delirium, nei quadri di delirium, identificata la causa, fatta diagnosi differenziale, applicata la terapia necessaria, il quadro generalmente va incontro a restituzione ad integrum. Nella demenza invece con la terapia è possibile sì rallentare la progressione, ma non si può curare il disturbo. Vi sono diciamo, alcune eccezioni, è vero. Per esempio ve ne porto ad esempio due: il caso per esempio di una lesione cerebrale da trauma avviene sì in maniera improvvisa, ma può esitare in una demenza grave e permanente. Il quadro stesso dell'ipotiroidismo, per esempio, può produrre un quadro lentamente progressivo che, da quello che abbiamo visto, sarebbe più tipico della demenza, ma essere completamente reversibile una volta che viene applicata la causa, cioè una volta che viene applicata la terapia corretta.